Peter Pan, L'Aquila come l'isola che non c'è. La proposta di Teatro Z per i cantieri dell'immaginario, uno spettacolo adatto ai bambini ma non solo, anche ai più grandi, con la regia firmata da Manuele Morgese. La vostra proposta questa sera con Peter Pan, L'Aquila come l'isola che non c'è, questo vostro tentativo, un grande classico che comunque avete rielaborato e avete liberamente reinterpretato, è uno spettacolo non solo per bambini ma adatto in realtà a tutte le età, e questo tentativo di voler far vedere che all'Aquila si può ancora sognare, si può ancora fare qualcosa di creativo. Sì, Peter Pan nasce da un laboratorio creativo, appunto. Teatro Z da sempre ha un occhio molto attento anche sulle nuove generazioni, sugli adolescenti, i bambini, però in questa rilettura di Peter Pan c'è senz'altro una riflessione, come dicevi, come anticipavi, anche su questa città e sulla voglia di volare. Si può volare veramente attraverso l'arte, attraverso l'impegno di un gruppo di ragazzi che hanno cominciato a lavorare sul testo e a rielaborarlo insieme. E questi ragazzi, questo gruppo di 8 attori che hanno partecipato al laboratorio dei cantieri dell'immaginario, hanno sperimentato appunto il lavoro sulla parola e sulla rielaborazione di questo testo appunto classico. Peter Pan è un po' un prototipo anche dell'attore, no? Non voler crescere, giocare e volare. Peter è un rivoluzionario perché dice appunto: Wendy non può crescere, ci vieni sull'isola che non c'è. È un po' appunto una metafora degli attori, forse una metafora di Teatro Z. Teatro Z appunto da questo punto di vista fa sì che appunto un gruppo di bambini, di attori creativi possa restare tale. Crescere attraverso il gioco, crescere attraverso la creatività, perché poi l'arte, anche il teatro per ragazzi, il teatro di figura, è comunque un passaggio obbligato da parte di un artista. Erano 10 anni quasi che non toccavo il teatro ragazzi e per me è stata una bella sensazione lavorare su questo testo, e speriamo che i bambini possano divertirsi questa sera. Ecco, tu hai firmato la regia, come dicevamo, di questo spettacolo che poi, ci anticipavi a telecamere spente, verrà portato anche nelle scuole, perché poi ben si presta anche a questo tipo di lavoro con i bambini. Sì, perché è concepito proprio per avere un rapporto costante e continuo con i bambini, cioè il pubblico fa parte dello spettacolo. Sono 4 pannelli giganti, istoriati, che come un grande libro vengono sfogliati, e quindi al mondo del bambino si apre un libro, e da questo libro escono i personaggi. Sì, è stato concepito per uno spazio chiuso, infatti il Palazzetto dei Nobili è la location giusta per questo lavoro, e speriamo appunto, è un esperimento, una prima, quindi, ma sono convinto che Capitan Uncino, Peter Pan, Wendy, Gianni e Michele questa sera veramente faranno divertire sia il pubblico dei grandi che il pubblico dei bambini. Ecco, Cantieri dell'Immaginario insomma è concepito come un cartellone in cui le istituzioni culturali aquilane poi presentano poi le loro
produzioni, i loro spettacoli. Come dicevi tu giustamente, ci sono anche i laboratori, questo è frutto di un laboratorio. Giovani attori, prima ce li presentavi, 8 giovani attori, Teatro Z punta sui giovani. Quanto sono importanti poi questi laboratori per i giovani artisti? Ma spesso non si parla dell'Accademia d'Arte Drammatica che esiste all'Aquila. Ormai quest'anno si compie il triennio di lavoro dell'Accademia d'Arte Drammatica, che vede appunto sono 14 allievi che si diplomano come attori. Quindi la formazione è alla base, perché appunto un ente teatrale che produce spettacoli e che appunto genera teatro e produce lavoro non può bypassare la formazione. Quindi un occhio attentissimo Teatro Z da sempre. Il Teatro Z è anche scuola di teatro per i bambini, per gli adolescenti, per gli adulti, per divertimento. Però il taglio dei laboratori che è appunto concepito durante Cantieri dell'Immaginario è un taglio appunto con due teste, quella del professionismo e del divertimento contemporaneamente. Quindi ai cantieri possono, a questi laboratori possono accedere sia gli allievi professionisti e sia gli allievi non professionisti. È comunque un modo per sperimentare, per scambiarsi, è comunque una grande piazza. I Cantieri dell'Immaginario è un'idea vincente, molto vincente, che appunto è una grande scommessa del Comune dell'Aquila, delle istituzioni culturali, e secondo me bisogna incentivare questa operazione e soprattutto dare un attimo essere un pochino più attenti proprio al settore dei laboratori, che vede soprattutto Teatro Z e il Teatro Stabile per esempio molto attenti a questa fase, cioè la fase creativa. Poi le manifestazioni, concerti e via di seguito va benissimo, però secondo me far sì che in questa città possano venire ragazzi, giovani. Questa città ha bisogno di nuovi respiri.